Bentornati a un nuovo appuntamento di Cronaca Speciale Aretina. Siamo venuti alla CISL quest'oggi per parlare di poste perché, e soprattutto di consegna postale, perché dal 2 maggio Arezzo ha iniziato una sperimentazione, unica provincia in Toscana, della consegna a giorni alterni della posta. La CISL qualche giorno fa ha già fatto sapere, insomma, che ci sono molti problemi. Allora, prima di vedere i problemi, ecco, che cosa è cambiato intanto ad Arezzo dal 2 maggio? È cambiato tanto perché praticamente il servizio universale, come l'abbiamo sempre pensato, cioè il postino tutti i giorni, il solito postino, viene nella propria zona, quindi c'è anche un rapporto tutto sommato. Storicamente il postino è una figura di riferimento anche all'interno di un paese, delle società. E praticamente questo va a minare anche questa cosa qua. Ora, è vero, c'è dei problemi di costi per i ricavi, però molto probabilmente questa organizzazione necessita di grossi cambiamenti perché in questo modo oggettivamente difficilmente può andare avanti. Praticamente il recapito fa giorni alterni. È diviso fra le zone non regolate, per esempio Parezzo, e la campagna, dove praticamente sono alterne pure, senza una figura che porta le raccomandate 1, i quotidiani e tutto ciò che garantisce qui servizio universale. È evidente che questa organizzazione comporta delle problematiche non da poco, anche perché abbiamo appurato che l'indice di frequenza utilizzato dall'azienda per la costruzione delle zone è un indice che oggettivamente non funziona e non funziona soprattutto nei centri urbani, dove le difficoltà sono enormi, enormi. Ecco, per far capire, quindi giorni alterni significa che lunedì, mercoledì, venerdì, ad esempio, la prima settimana e poi si va martedì di quella dopo? Certo, è quello, E è la quello. posta, diciamo, che arriva ma che poi non viene consegnata perché non c'è il postino, dove finisce? A parte quello che può Sì. portare P Plus, che riguarda solamente quei pezzi praticamente contraddistinti dal termine GIP1, cioè che hanno per forza l'obbligo di essere portati giornalmente, poi il postino deve portare la posta di comunque 2 giorni. Quindi si accavalla anche il lavoro, E il problema è immagino. soprattutto sulle raccomandate, Che succede con le perché raccomandate? portalettere escono con 100, 100, 120 raccomandate al giorno nelle 2 zone che loro fanno. Quindi si accumulano ovviamente quelle del giorno. Perché un portalettere praticamente è titolare di 2 zone, quella del lunedì per esempio e Sì. quella del martedì. Ed evidentemente il lunedì esce con le raccomandate doppie, posta doppia, tutto doppio, e così il martedì nella zona B che insomma fa il giorno successivo. Riesce nell'orario a consegnarle tu? Cioè. No, no, difficilmente. Casi sporadici, limite, ma situazioni veramente limite, se no io questi problemi ce l'ho dappertutto, in tutta la provincia. È una situazione veramente insostenibile, infatti noi chiediamo all'azienda di rivedere un po' questa organizzazione. Avevamo chiesto la sospensione, l'azienda è andata avanti comunque, quindi noi abbiamo dichiarato conflitto di lavoro, lo sciopero delle prestazioni aggiuntive che rinnoveremo ora a scadenza e sinceramente possiamo anche pensare di fare altro e qualcosa di più incisivo perché dobbiamo oggettivamente modificare questo modello, renderlo magari anche un po' più semplice, in maniera tale anche da rendere anche le zone, la costruzione delle zone più equilibrata e più perequata, perché ad oggi ci sono obbligatoriamente delle sperequazioni che non vanno bene. Per il cittadino c'è un danno da questa nuova Da un punto di organizzazione. vista della qualità del servizio sicuramente, questo per forza, anche se l'azienda ha cambiato da un punto di vista proprio tariffario, le lettere, il costo, perché giustamente ora è tutto J più 4, quindi praticamente un portalettere ha comunque 4 giorni di tempo per portare una lettera. Poi tutto ciò che è J più 1 nelle non regolate viene portato dal plus, nelle regolate pure il J più 1 sparisce. Il plus sarebbe la consegna il giorno dopo? Il plus No. sarebbe il portalettere che porta tutto ciò che è J più 1, quindi obbligatoriamente va portato in un giorno,
nella zona che in quel giorno il portalettere non fa. Però questo succede solamente ad Arezzo, a Montevarchi, a San Giovanni, a Sansepolcro, a Bibbiena, ma non in tutti gli altri comuni che sono regolati puri. Quindi lì comunque la posta arriva un giorno sì, un giorno che no. Che sia quella più uno, cioè che deve essere tutta, un giorno, cioè chi tutta, paga quindi un servizio più uno non tutta, è più uno. Quindi. Tutta, perfettamente. Solamente i quotidiani, l'azienda, anche se noi oggettivamente l'avevamo fatto notare questa cosa qua, vengano portati dalle eccedenze che si sono create con questa ristrutturazione, ma sono delle linee comunque non codificate ancora e noi chiediamo appunto la codifica di queste linee perché giustamente secondo me le zone regolate pure non hanno nemmeno tanta logica, perché voglio dire, cioè anche i problemi dell'editoria, io un quotidiano e lo deve avere tutti i giorni in maniera codificata, ma anche le raccomandate uno, perché io pago non so tot euro a seconda di peso, ma so soldi, e quindi non è nemmeno giusto, insomma, anche perché un servizio va garantito anche a Borgo alla Collina, anche a Castelfocognano, a loro parlo, cioè di qualche comune regolato puro della provincia, ma sono veramente tanti. Cortona, certo. Ecco, molti utenti avevano la sensazione, al di là che è partito il 2 maggio, no? Che comunque di non ricevere la posta tutti i giorni già da prima, no? Già anche forse da un anno o due, era già così di fatto? E purtroppo è complicato, purtroppo già i tagli erano stati fatti in passato, quindi soprattutto poi Arezzo aveva un problema di carenza di personale, cioè pensate, questa riorganizzazione ha portato ad una riduzione di 61 unità, nei fatti erano 30, perché 30 persone mancavano. Cioè io avevo il posto ma non avevo la persona e quindi le difficoltà anche pregresse c'erano, ok? E quindi già oggi fra esodi una cosa per un'altra siamo già arrivati a 20 eccedenze e basta. E questo è un problema, perché poi siccome le eccedenze andavano impiegatizzate allo sportello, il fatto anche di non sapere certamente il numero certo comporta dei ritardi e quindi anche un problema per dare sollievo alla sportelleria, che è anche in sofferenza. A proposito, ecco, della forza lavoro, quanti postini sono in provincia di Arezzo? Ne servirebbero ancora di più oppure dovranno invece essere no, poi... Sì. I postini non servono, allora con questa organizzazione sicuramente no, il problema è che magari si aspetta 2-3 anni e sicuramente sì, perché l'età media comunque è abbastanza alta e quindi gioco forza, io parlo ora a livello generale, non nel recapito dove sì, l'età media è comunque un po' più bassa, però a livello generale in provincia di Arezzo c'è un'età media di circa 53 anni circa. E presumibilmente per esempio nella sportelleria nei prossimi 3-4 anni potrebbe uscire dai 20-25% delle persone, quindi i problemi sicuramente si riaffacceranno nei prossimi tempi. Ecco, il futuro come lo vedete? Avete paura di una privatizzazione totale? E questo è il problema, anche perché appunto vedere una organizzazione così raffazzonata sinceramente ci porta anche a pensare che il rischio di una ulteriore privatizzazione, perché purtroppo il management è lì perché ce l'ha messo la politica e quindi se la politica chiede presumo che il management possa rispondere e quindi il rischio vero è di privatizzare un ulteriore 30%. Un ulteriore 30% che si sta ventilando vorrebbe dire distruggere l'azienda, disgregarla, non avere più un'azienda unica come è adesso e quindi di conseguenza fare la fine di Telecom, e questo sinceramente non lo vogliamo. In questi anni sono nati anche dei servizi di privati, no? Ulteriori di consegna, vi hanno, come li vedete? Vi sembrano servizi all'altezza? No, sono servizi che comunque devono stimolare l'azienda a migliorare e su questo siamo tutti d'accordo, però oggettivamente hanno delle problematiche non da poco, cioè anche dal punto di vista contrattuale hanno dei contratti, diciamo c'è una giungla per i privati contrattualmente parlando, quindi c'è di tutto
e quindi è anche difficile tutto sommato rapportarsi noi come Poste con un contratto ben definito, ben strutturato con chi tutto sommato lavora fra virgolette guasacottimo, quindi è veramente difficile. Certamente non pensate che abbiano un servizio particolarmente qualitativo, perché non è così, perché spesso tante di queste aziende private rimbucano la letterina, ci affrancano affrancata, perché magari non conviene. A Badia Plataglia sì, non ci vanno, faccio per dire. Quindi usano sempre le Poste.